Buonasera Goodlier, bentornato da Carlo. Ora scoprirai come fai ad ascoltarmi. Infatti parleremo della scheda audio. Una scheda che utilizzerai, credo, moltissimo. Nella lezione precedente hai scoperto che ogni operazione eseguita dal processore porta a dei risultati che dovranno poi essere rilevabili in qualche modo dai due sensi. Avevo indirizzato questo evento al monitor. Ora direi che possiamo aggiungere un'altra possibile interazione con i due sensi, quindi la componente audio. Che cos'è una scheda audio? È il componente di un computer che si occupa di elaborare ogni segnale audio sonoro e ritrasmetterlo poi ad un trasduttore meccanico che, detto in altri termini, è l'altoparlante. Quest'ultimo infatti trasforma un segnale elettrico in onde sonore udibili dalle nostre orecchie. Nella scheda audio è presente un processore audio che esegue tutte le operazioni necessarie ad elaborare il segnale elettrico per poi ritrasmetterlo alle varie utenze. Il segnale audio può essere bidirezionale, che significa essere generato ed elaborato all'interno del computer da un file audio o tramite un programma ed essere infine trasmesso agli altoparlanti o alle cuffie, o essere acquisito dall'esterno grazie a dei collegamenti verso il PC. Tipico esempio è una fonte audio esterna come un lettore, riproduttore o un microfono collegato al computer tramite gli ingressi opportuni. Dove si può trovare la scheda audio? Beh, anche in questo caso non è una sola possibilità. Normalmente le schede che attualmente puoi trovare con più frequenza sul PC sono di tipo integrate o di tipo PCI. Se la scheda integrata, come avevamo visto per la scheda video, è direttamente installata sulla scheda madre, in questo caso non dovrai assolutamente preoccuparti in fase di acquisto. Guardando sul retro della scheda madre troverai, tra i vari possibili collegamenti, le classiche interfacce audio tipo spinotti, denominati jack, come quelli delle cuffie o gli auricolari. Se sei un neofita, il problema che affronterai sarà come riconoscere a quale spinotto collegare questa o quella periferica, dato che ce ne sono diversi. Fortunatamente esiste uno standard che evidenzia la funzione esplicata da una determinata interfaccia in base ai colori. Vediamo questa figura. La sezione superiore, che prevede i colori argento, nero e arancione, sono le uscite dedicate al surround. Infatti, nello spinotto argento dovrai collegare gli altoparlanti laterali nei sistemi surround, nello spinotto nero dovrai collegare gli altoparlanti posteriori, mentre lo spinotto arancione sarà l'uscita per il subwoofer, ossia quell'altoparlante grande come un cassettone. La sezione inferiore invece è quella che trovi con più frequenza sui vari computer. Infatti c'è l'interfaccia rosa, che è l'entrata analogica per il microfono, ossia quella che permette a me di incidere l'audio su questa lezione. Lo spinotto verde è l'uscita stereo principale, che può essere indirizzata alle cuffie o agli altoparlanti, quindi quella che permette a te di ascoltare l'audio di questa lezione, ed infine lo spinotto azzurro, che è un'entrata analogica ausiliaria utilizzabile per altre fonti. Oggi praticamente tutte le schede madre in commercio presentano la soluzione con scheda audio integrata, che tra l'altro comunque già raggiunge ottimi risultati per la maggior parte degli utilizzatori di un PC. Tuttavia, se sei un accanito fan della qualità audio, dovrai per forza di cose acquistare una scheda audio dedicata, magari di tipo professionale. Ma questo è un altro discorso, in quanto dovrai valutare poi attentamente qualità, costi e benefici della scheda stessa. Comunque, anche nelle schede audio dedicate, gli spinotti sono grossolanamente quelli presentati in una figura precedente. Vediamo dove si trovano però questi spinotti. In un PC con una scheda audio integrata, tenendolo in verticale, li troverai sul retro in posizione medio-alta della scheda madre stessa. Se fosse presente una scheda audio dedicata a parte, alternativa alla scheda audio integrata, troverai gli stessi spinotti anche in una zona più o meno bassa del PC, perché saranno installati su una scheda dedicata, definita PCI. I case di computer più versatili avranno anche una serie di spinotti nella parte frontale del PC, in modo da agevolare i collegamenti per l'operatore.
se da un lato avrai la comodità di non dover serpeggiare all'interno della tua scrivania per riuscire a effettuare i collegamenti, c'è da dire che troverai abbastanza fastidiosi gli spinotti frontali per via della presenza dei vari fili. Ma in realtà serve sapere che tipo di scheda audio è installata sul PC? Mi viene da pensare dubbiosamente, ma che dire. In effetti, come detto prima, la maggior parte degli utenti non necessita qualità audio professionali. Poi, tra l'altro, la scelta della scheda audio è meno critica rispetto alla scelta di una scheda grafica, per cui mi sento di dire con relativa semplicità quasi di non preoccuparti. Tuttavia, forse è importante sapere che esistono condizioni audio per poter apprezzare, anche grazie a un PC, la bellezza, il fascino, il piacere di vedere un film con elevati effetti sonori grazie ai suoni policanale. Se ci fosse un attore romano, direbbe una bella battuta in questo momento. Io intendevo dire il termine 5 più 1 policanale, che non è ovviamente il risultato di una partita di tennis o di calcio. 5.1 è la qualità policanale. Mi spiego. Stavolta facciamo uno sgarro alla regola tuffiandoci nel preistorico. Alla nascita della Terra il suono aveva, ancora oggi perché no, aveva un'unica fonte emittente. Dalla nascita del primo essere vivente, ancor meglio dalla nascita del primo uomo o simile sulla Terra, i canali audio di ascolto erano due, le orecchie. Quindi l'essere era in grado di percepire se un determinato suono provenisse da destra o da sinistra. L'evoluzione ci ha fatto diventare esigenti, al punto che oggi vogliamo sapere se il suono viene da destra, da sinistra, davanti, dietro, dall'alto, in basso e così via. In pratica ci hanno aumentato le orecchie. Gli dice nulla il termine Dolby Surround? Ecco, ora è tutto chiaro. Questo è quello che intendevo dire con il termine polifonico, ossia più suoni. Ora è tutto più chiaro, forse per te, ma non per tutti. Sei d'accordo, vero? Intendevo dire, non diamo nulla per scontato solo perché ormai abbiamo maturato in noi certe risposte, certe soluzioni. Come abbiamo parlato la settimana scorsa per la scheda video, anche in questo caso il discorso relativo ai driver è valido totalmente. I driver sono necessari per poter far funzionare la scheda audio. Infatti, senza i driver che piloti la scheda audio, non potrai ottenere alcuna elaborazione di questo parametro, quindi avrai un PC sordo e muto. Nella prossima lezione conoscerai un dispositivo che permette di collegare una periferica esterna al computer, come la scheda FireWire. Non mi resta che ringraziarti per l'ascolto, un saluto, ciao, a presto da Carlo.